Abbiamo deciso di commissionare al Dipartimento di Medicina del Lavoro di Milano una ricerca sulla grande distribuzione organizzata, perché la grande distribuzione organizzata ha un ruolo centrale nell'ambito del terziario per numero di occupati e volumi anche economici che esprime, ma si tratta anche di una realtà nuova, è un laboratorio sotto il profilo sociale, sulla quale non esistevano studi in riferimento ai danni all'apparato muscoloscheletrico. Abbiamo deciso quindi di fare un'indagine che avesse un approccio e una metodologia di carattere scientifico. Per questo ci siamo avvalsi dell'Istituto Universitario, che ha un'autorevolezza riconosciuta a livello internazionale, e i risultati della ricerca sono interessanti in quanto che mettono in evidenza il fatto che esiste un problema legato alla salute e sicurezza, in particolare ai danni all'apparato muscoloscheletrico all'interno della grande distribuzione. La ricerca è partita nel 2012, quando abbiamo avuto il primo contatto con la Wiltux. La prima parte della metodologia è stata confrontare i linguaggi, un linguaggio medico e un linguaggio tecnico del settore, per uniformare il linguaggio e predisporre un questionario che fosse fruibile per tutti i lavoratori. In un secondo momento questo questionario è stato somministrato ai lavoratori. La somministrazione è stata fatta da delegati sindacali precedentemente formati dall'unità di medicina del lavoro di Milano. Una volta somministrato il questionario, i dati sono stati raccolti mediante un database caricato online e studiati dalla nostra unità operativa. I delegati appunto sono stati circa un centinaio, 150, hanno lavorato tutti molto bene ed è per questo che abbiamo potuto raccogliere 3.380 questionari, che direi un ottimo risultato. Devo ringraziare innanzitutto la Wiltux perché ha promosso questa ricerca che abbiamo condotto con l'Università di Milano e sui disturbi muscoloscheletrici nella grande distribuzione organizzata, anche per lo sforzo economico e non solo organizzativo che ha profuso. Sinteticamente i risultati di questa indagine evidenziano la presenza certa di un problema, di patologie e di disturbi muscoloscheletrici nella grande distribuzione organizzata diffusamente, non in specifiche mansioni, che quindi va affrontato sotto vari punti di vista. Siamo molto soddisfatti per il risultato che siamo riusciti a realizzare con il fatto di aver condotto una indagine sui disturbi muscoloscheletrici nella grande distribuzione. Soddisfazione che è data da alcuni elementi significativi. Innanzitutto il fatto di aver coinvolto oltre 100 delegati sindacali dal nord al sud dell'Italia in tutte le regioni. Oltre 100 delegati sindacali, molti di costoro anche RLS, quindi rappresentanti alla sicurezza, che hanno avuto il tempo, la costanza, la voglia, la capacità di intervistare oltre 3.000 lavoratori, sia individualmente che durante le assemblee. Quindi già questo è un dato importante perché è la prima volta che si riesce a fare. Poi siamo anche molto soddisfatti per i risultati, perché avevamo una tesi in mente, cioè nella grande distribuzione ci si ammala, e siamo sicuramente riusciti con questa ricerca a dimostrarlo. Ovvio, vuol rappresentare non tanto il punto di arrivo quanto il punto di partenza, perché crediamo che debba essere da stimolo a tutti per fare sempre meglio e per iniziare un lavoro di collaborazione sempre più costante su tutti i territori e riuscire anche a fare della formazione per tutti coloro che sono interessati al tema. Con il seminario di oggi su salute e sicurezza, e in particolare con impostato sui rischi muscoloscheletrici, la Wiltux veramente ha fatto un grosso investimento per il futuro, sul quale poi spetta a noi sviluppare iniziative successive. Credo che sia una tappa storica che mette l'organizzazione nella condizione di poter proseguire il suo impegno nella gestione di questa importantissima normativa che forse negli ultimi tempi abbiamo sottovalutato. Quindi veramente una valutazione positiva, ma tutto deve essere proiettato in avanti
nella gestione concreta e nel rapporto con i nostri RLS, con i nostri RLST, per svolgere un ruolo effettivo all'interno delle aziende e nel territorio, soprattutto nella valutazione dei rischi e nell'obiettivo primario che è la prevenzione. Ora, il senso della ricerca è anche quello di dare l'avvio ad un percorso che vede impegnato il sindacato in un ruolo che non vuole essere soltanto burocratico, ma un ruolo attivo. Lo deve esercitare il sindacato questo ruolo nell'ambito della contrattazione, conquistando spazi per l'agibilità del ruolo dei rappresentanti per i lavoratori e la sicurezza. Si devono conquistare anche le evoluzioni contrattuali con le associazioni datoriali. Faccio riferimento cioè alla necessità di adeguare le intese al decreto legislativo 81. Abbiamo ancora accordi che risalgono a diversi anni fa. Quindi dobbiamo, sia nei confronti di Confcommercio che di Federa Distribuzione, definire, diciamo così, intese adeguate al nuovo contesto normativo. E poi abbiamo davanti il compito di pensare le tematiche della salute e della sicurezza in un'ottica di sistema. Il sindacato è importante ed è necessario, però non è sufficiente. È necessario anche sotto il profilo culturale pensare alla tutela della salute e della sicurezza in un'ottica di sistema. Per questa ragione, come si è visto anche nel convegno, sono stati invitati più attori, non soltanto le controparti, ma anche gli attori istituzionali, quindi gli operatori, le ASL, le università. Siamo necessari ma non siamo appunto sufficienti, quindi in prospettiva, nel futuro, cercheremo attraverso l'azione e la prassi di coinvolgere questi attori, tutti gli attori, in maniera tale da far crescere la cultura della salute e della sicurezza, di creare le condizioni per una buona prevenzione, ma deve essere fatto in un'ottica di sistema.